Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad, da scaricare su iTunes. Bike Show TV è anche social network. Frequenta la fanpage Bike Show TV o diventa amico della pagina ufficiale Bike Show. Buonasera e benvenuti all'appuntamento con Mondo Bike. Buonasera Luciana. Ciao Danilo, buonasera a tutti. Bene, siamo pronti per una puntata dedicata alla presentazione dei team, delle squadre, quindi parte la stagione 2012. E noi siamo andati a trovare il big team Liquigas Cannondale. Quindi una Liquigas Cannondale che si presenta veramente pronta a questa stagione nuova, giovane, perché abbiamo letto dai giornali che è la squadra Pro Tour più giovane, quindi sì. Sì. E questa è un bel, comunque è una bella cosa per quanto riguarda il movimento del ciclismo e per i giovani, giusto? Sì, e poi dobbiamo dire, visto che siamo proprio reduci dalla presentazione, dal vernissage, anche una bella atmosfera. Quindi siamo già pronti anche alla partenza della nuova stagione. Sì, infatti l'hanno dichiarato, una parte sta per partire per l'Australia e comunque c'è una grande attività e una delle caratteristiche della Liquigas Cannondale è che fanno ben 120 giorni di raduni collegiali, che non è poco. No, sono tanti, tanti ritiri, però serviranno sicuramente a creare proprio il team, la squadra tra i ragazzi, l'affiatamento. Una novità, cosa ne pensi? Sì, è una cosa secondo me molto bella perché crea veramente gruppo e quindi per ottenere grandi successi sicuramente serve creare il gruppo e che tra i corridori ci sia proprio unità. Il fatto sottolineato anche, e poi vedremo più avanti da qualche capitano, l'importanza dei propri compagni di squadra non è una cosa da poco. Daniel Oss, Eros Capecchi, Elia Viviani e Peter Sagan, i quattro nuovi capitani della Liquigas. Però non dimentichiamo che poi ci sono altri due capitani. Vabbè, forse loro hanno anche i super due capitani. Hanno due super capitani, però una, diciamo, un'azione importante da parte del team che ha nominato capitani Daniel Oss, Eros Capecchi, Elia Viviani, che è molto giovane, però ha portato 8 vittorie nella stagione 2011, e poi Peter Sagan, che è il plurivincitore della squadra, quindi dei giovani ma già con delle responsabilità. Sì, e poi molto, tra l'altro molto uniti con il resto della squadra, come hai detto prima, e divertentissimo anche vedere dietro l'ombra di Peter Sagan il fratellino con lo stesso sorriso, la stessa espressione, che veramente faceva tenerezza, insomma, neoprofessionista mi sembra. Sì, molto giovane, quindi comunque giovanissimo Sagan, perché 22 anni, parliamo di un corridore che ha vinto 15 gare nel 2011 e pensare che ha vinto 15 gare non è da poco. Ma come è giovane gare... anche Capecchi, perché noi lo, comunque lui credo dal 2005 è passato giovane, ha fatto la sua esperienza e effettivamente forse questo ruolo che gli è stato affidato ci sarà un perché. E andremo a vedere durante la stagione. Adesso siamo arrivati al momento dei due leader del team Liquigas Cannondale. Andiamo a vedere la presentazione. Cominciamo anche qui in ordine alfabetico con gli ultimi due, con i corridori che vabbè lo sapete già chi stiamo aspettando. E via basso! È cresciuto praticamente nella Liquigas, squadra nella quale è sbocciato. È stato due volte sul podio del Giro d'Italia con uno splendido successo nella tappa di Asolo, 18 vittorie da professionista per Vincenzo Nibali. E
Benvenuti. Ciao Ivan. Buongiorno a tutti. Allora, è l'anno in cui torni al Giro. Vado subito sui programmi, io vado diretto. È l'anno in cui torni al Giro per vincere il Giro? La corsa che ti ha dato di più. È l'anno in cui torno al Giro, sì, questo è il grande obiettivo della stagione, della prima parte della stagione. E poi per rivincerlo ci vogliono le gambe, questo, stiamo lavorando per questo. Io credo che la programmazione è molto simile a quella del 2009 e del 2010, quindi noi crediamo di aver fatto un programma giusto che possa permettermi di arrivare alla partenza del Giro in ottima forma. Senti, lui invece va al Tour, corsa che tu conosci molto bene, lui so che scalpita già da un paio d'anni, insomma, che pensa che il Tour per lui potrebbe essere una gara importante e adatta alle sue caratteristiche. Che consiglio gli dai sul Tour? Ma io credo che è un atleta che non è alla prima esperienza, ha fatto già due podi al Giro d'Italia, ha vinto una Vuelta, quindi credo che ha sicuramente l'esperienza per poter fare molto bene e conosce anche il Tour. Ma ti piacerebbe che, come è già successo, insomma, è stato importante, ti ha dato una bella mano al Giro quando hai vinto nel 2010, sono state un paio di circostanze in cui è stato anche determinante, quindi lo rivuoi al Giro? Ma lo rivoglio. Noi facciamo due programmi diversi fino alla vigilia del Giro d'Italia, io credo che lui saprà con lo staff tecnico decidere alla vigilia del Giro cosa fare. Sicuramente la Liquigas Canyon del Alvia con Basso e Nibali al Giro d'Italia è sicuramente più forte, su questo insomma non c'è dubbio, però questa è una decisione che spetta lui, chiaramente io devo essere solo più contento. Nel 2011 tu hai fatto l'azione che, per quello che vale la mia opinione, mi ha più entusiasmato al Giro di Lombardia. Hai fatto un numero tecnicamente veramente notevole. Però è arrivato prima lui, poi, che ha fatto il grande Giro di Lombardia, è arrivato quarto. Che cosa hai imparato da questa, cioè da queste posso... L'azione del Lombardia sicuramente è stata una bella azione, come hai detto te, che molti ricordano entusiasmante. Poi Ivan è stato lì, è stato bravo e ha sfruttato anche un po' quello che hanno, il lavoro che hanno fatto gli altri, per me è stato un po' nel finale poi una giornata sfortunata. Quello che quindi, ho fatto in futuro? In futuro. Quando hai la gamba? Quando la fai? Sì, resterò un po' lì, però diciamo sono azioni che ho sempre fatto, quindi tante volte sono andate bene, tante volte sono andate male. Posso ricordare anche quello che ho fatto ad Asolo, forse c'erano 10 km meno, però più o meno sono nella mia indole fare queste azioni. Si merita un bel applauso, ovviamente. Abbiamo voluto intervistare anche noi i protagonisti veramente della squadra, cioè siamo andati a intervistare Ivan Basso, Vincenzo Nibali, Elia Viviani, però c'erano anche gli altri ospiti, oltre alla parte dello Scapecchio, così c'era anche Paolo Bettini, il CT della Nazionale. Sì, quindi che ha detto delle parole importanti, perché insomma, ha sottolineato che insomma, credo averne di squadroni così giovani da cui poter attingere anche in chiave mondiale. Andiamo a vedere le interviste. Siamo con Paolo Bettini, CT della Nazionale, qui alla presentazione di Liquigas 2012. Paolo, parte la stagione una squadra molto giovane anche. Ma la più giovane del panorama mondiale come World Tour, segno che hanno seminato molto bene negli anni passati, si sono creati, hanno creato un gruppo di lavoro, se lo sono costruito, sono andati a cercare giovani talenti, li hanno fatti crescere con calma. Adesso se li trovano ancora giovani e che stanno vincendo.
Giro d'Italia, se lo fai, lo fai in prospettiva tour o lo fai anche che se ci fosse l'occasione anche magari per vincerlo? Ma tutto dipende un po' come andrà la prima parte di stagione delle classiche, com'è anche la condizione. Sicuramente andare al Giro per fare una passeggiata non è bello, bisogna andare lì con delle grandi ambizioni, cercare di fare bene, essere lì in due sicuramente siamo più forti e abbiamo più possibilità di poter vincere il Giro. Diciamo che la stagione è molto difficile, è complesso, bisogna fare delle ottime scelte. A me c'è tanta voglia di ritornare al tour, però non è escluso di fare il giro perché ormai sono già 2 anni che faccio delle grandi cose e del Giro d'Italia ne sono innamorato. Pronto alla partenza stagione 2012? Sì, siamo pronti, abbiamo recuperato a livello fisico, mentale, non avevo neanche tanto bisogno sinceramente perché la stagione è vero che è stata lunga e intensa, quella 2011, ma è stata anche, ha dato tante soddisfazioni a me. Quando le soddisfazioni arrivano, la stagione non pesa, non è da nasconderlo. Quindi le pile sono state ricaricate, un mese senza attività, era 2 anni che non lo facevo. Siamo pronti, ripartiamo dalla settimana prossima già da San Luis, dove mettiamo un punto di domanda, perché comunque dopo uno stop di un mese senza attività, mi metto il punto di domanda perché sto bene, l'inverno l'ho passato bene, la preparazione è cominciata bene, ma non so quanto, a che livello sono gli altri. Quindi San Luis lo metto ancora col punto di domanda come preparazione, ma già conto di tornare in Italia a febbraio e nel calendario italiano, quindi Donorati, Reggio Calabria e Sardegna, cercare le prime soddisfazioni. Ecco. L'obiettivo è il Giro d'Italia, il percorso, ti piace? Sì, è un percorso che mi piace, è un percorso sicuramente che premia il corridore più forte nei 21 giorni, su questo non c'è dubbio. Quindi è un percorso che io andrò a scoprire nei prossimi mesi con le ricognizioni, è un percorso che mi piace. Sappiamo che per vincere un grande giro bisogna andare forti e si punta su se stessi, ma quali sono gli avversari che più stimi, ecco, che anche ti ritieni pericolosi? Agli avversari principalmente bisogna pensare a vedere chi verrà, questo è alla base non c'è nessuna tattica che puoi fare prima, bisogna vedere quali atleti parteciperanno e dopodiché si farà. Con Daniel Oss al vernissage Liquigas-Canyon del 2011-2012, insomma oggi è una giornata importante, ti hanno dato le gallette del capitano. Ma sì, diciamo che un po' di responsabilità ci vuole, nel senso che comunque non mi pesa e va nella direzione che voglio anch'io, quella di avere comunque dello spazio e di avere delle occasioni. Speriamo di ricambiare. Questo gruppo realmente com'è da dentro? Ma io lo definisco sempre un gruppo all'italiana, nel senso che comunque è vivace, è sveglio, è attivo, ha sempre voglia comunque di fare. E questa voglia di fare ci spinge anche a confrontarci, quindi a migliorare anche nelle piccole cose. E in più ti dico, proprio forse è l'allegria quello che dà il tocco magari bello. Ciao Buckshot TV, stay rock! Con Eros Capecchia la partenza della stagione 2012, grande entusiasmo, il Giro penso, giusto? Sì, guarda, in programma c'è il Giro e speriamo di arrivarci bene, ecco, come magari siamo arrivati alla Vuelta l'anno scorso, per dare una mano possibilmente, magari anche a tutti e due i capitani, chi lo sa. Questo è il grande dubbio. Sì, poi io ho un'idea mia che non dirò, però io ci spero di correre con loro contemporaneamente. E spero magari, chi lo sa, di riprendermi una gioia come quella dello scorso anno. Non puoi perderti il meglio di Bike Show TV. Rivedi i servizi più belli iscrivendoti al canale di Bike Show su YouTube. Bike Show TV è il sito ufficiale del primo canale del grande ciclismo. Scrivi a info@bikeshowtv.com.